Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi è una giornata sfigatissima perché non trovo la mia memory card ed è un problema perché non riesco a registrare. Adesso ne ho messa una da 8 giga che ho magicamente trovato nel mio armadio, che per fortuna ce l'avevo, perché ho provato a registrare col telefono, con quella del telefono, e durava 10 secondi il video e stavo per sclerare malissimo, ve lo giuro, anzi stavo già facendo. Lasciamo il mio stress da qualche altra parte. Oggi volevo disegnare una principessa Disney. Lo farò in digitale perché, appunto, non avendo la memory card, non posso farlo su carta. Andremo a scegliere la principessa in base ai vostri voti, nel senso che io vi ho chiesto sullo scorso video, su Instagram, su Facebook, quale fosse la vostra principessa Disney preferita. Bene, questi qua sono i vostri voti e come potete vedere magari ci sono tre voti per Pocahontas, 4 per Mulan, eccetera eccetera. Allora, io li avevo già scritti, adesso vi faccio vedere. Abbiamo avuto 3 voti per Pocahontas, 3 per Ariel, 4 per Mulan, 1 per Merida, 1 per Rapunzel, 2 per Jasmine, e poi uno per Elsa. Ok, adesso andremo a fare choose e ci sceglierà uno di questi personaggi a caso, uno di tutti questi a caso. Quindi vediamo, come se siete intelligenti saprete che Mulan ha più probabilità degli altri. Ok, vediamo, pronti? Partenza choose. Jasmine. Ok, andremo a disegnare Jasmine sul computer. Ciao! Devo dire che sono contenta di aver pescato Jasmine, perché è una delle principesse con cui sono cresciuta, cioè non di quelle nuove. Per esempio, io in realtà speravo di non pescare Rapunzel, Merida, Elsa. Non perché non mi piacciono, per carità, ma perché ultimamente si vedono così tanto che non ne posso più. Mentre quelle vecchie sembrano un po' lasciate a se stesse, chissà, esistevano, chi se ne frega, chissà. Quindi no, sono molto contenta. Tra tutte, penso che però avrei preferito forse pescare Ariel o Pocahontas. Però, ecco, comunque era nella top 3 Jasmine, quindi sono davvero contenta. Per quanto riguarda il disegno, ho voluto farlo con uno stile un po' mio, nel senso non ho voluto ricopiare esattamente lo stile Disney, quindi farla esattamente com'è per la Disney, cioè tutti i tratti esattamente come sono, eccetera eccetera. Ho voluto darle un tocco mio, perché tutti i miei disegni, se guardate i miei vecchi video, sono alla fine dei copia e incolla, cioè non copia e incolla, però delle copie di cose già fatte, ok? E qui ho voluto appunto dargli un po' un tocco personale. Poi in realtà ci sono state un sacco di indecisioni su un sacco di cose. Per esempio, adesso se guardate la colorazione, qui io sto coprendo i tratti neri e poi però lo trovavo molto insoddisfacente, non mi piaceva, ecco, e ho deciso di toglierli di nuovo, cioè di togliere la copertura dei tratti neri e lasciarli, perché mi piaceva di più, semplicemente così. Quindi un sacco di tempo in realtà l'ho perso nel coprire i tratti neri e poi ho cancellato il tutto per farli risaltare fuori. Però alla fine, quando disegniamo, bisogna fare le prove. Alla fine in realtà questo disegno sì, mi è piaciuto, in realtà mi è piaciuto, però penso che se avessi avuto più tempo da dedicargli sarebbe venuto qualcosa di molto molto meglio. Magari per i prossimi video cercherò di dedicare più tempo ai miei disegni, di ritagliarmi più tempo, sperando di non perdere le memory card in giro per casa e quindi di riuscire a organizzarmi in un modo migliore. Comunque io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, lasciate un commento dicendomi cosa ne pensate e iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Un bacione a tutti!